Voci.fm, il sito delle voci. Massimo Wertmüller su Voci.fm, attore, televisione, teatro e poi ha avuto anche una parentesi da doppiatore, ce la racconta? È piccola, perché il mondo del doppiaggio non è facile. Devo anche aggiungere che fanno una vita mica tanto raccomandabile, perché stanno dentro a sto loculo, capito? Per più ore, dalle 10 alle... dipende da quanto ci stai. Però è un discorso abbastanza difficile il doppiaggio. Io posso dire di aver fatto poco doppiaggio, ma di una certa qualità, perché ho goduto della stima di Nicoletta Negri e di Francesco Vairano, che è un grande maestro oltretutto di doppiaggio. E con loro poi quindi ho fatto anche delle bellissime esperienze. Però in generale si rimane nell'ambito del poco doppiaggio, insomma. Che cosa ha doppiato? Chi ha doppiato? Che personaggio era e che ricordo ha di quell'esperienza? Allora c'era Billy Bob Thornton, per esempio, che invece ho fatto, mi pare, con un altro direttore di doppiaggio, forse con Marco Guadagno, in un film bellissimo. Però qui entriamo in ombre, non mi ricordo il titolo, ma era veramente una grande prova, perché Billy Bob Thornton, per esempio, non faceva niente, ma niente proprio. Crollava un palazzo, c'era una bomba e scoppiava una persona a casa, qualunque cosa. Le labbra serrate, perché proprio neanche le muoveva, e tu dovevi metterci dentro a quelle labbra, dentro a quell'attore, tutti i sentimenti che invece lui, ovviamente, in presa diretta manifestava. Ecco, infatti per me il doppiaggio è una bellissima attività, perché meriterebbe, capito, preparazione, studio, è tutto meno che una cosa da affrontare improvvisandosi. La sua voce comunque lei la usa in ogni caso come attore, quindi la cura, in qualche modo se ne prende cura. A casa curo, rispondo al citofono quando capita. No, diciamo che per fortuna fumavo il sigaro, per esempio, non lo fumo più, ma sto attento a non... Ma come tutti, insomma, onestamente non faccio niente che possa in qualche maniera... promuoverla, ecco. Siamo al limite consigliare di smettere di fumare a chi ce la fa, insomma. Non c'è dubbio. Anche se io quando c'avevo il sigaro ce l'avevo ancora più bassa, no? Non si sa mai, capito? Non si capisce mai qual è la cosa. Un grande saluto a Voci.fm da Massimo Wertmüller. Grazie. Voci.fm, il sito delle voci.